Allora, Jack, abbiamo avuto Campolunghi. Ce l'ho. Off Samuel. Sì. Mark. Yes. Calzolaio. Sì. E Ron. Ma ci sono tutti, manca qualcuno. Vabbè, a me dimentichi sempre, però io continuo a esserci. Sei venuto 3 volte, hai fatto solo figuracce, così oggi cosa cambia? Sei venuto con i tuoi amichetti? No. Oggi sono venuto con i tuoi amichetti. Due bastardi che mi hanno tradito. Dici? Ciao, oh, bello. Questa viene a me. Ci dividiamo in 2 gruppi. Un gruppo sarà in questo quadrato delimitato dai cinesini e un gruppo nell'altro quadrato, ok? Non è altro che un torello con lo scambio delle casaccine, ovvero io e Jack stiamo in mezzo, ad esempio, abbiamo una casacca in mano a testa, andiamo ad aggredire ovviamente come il torello chi ha la palla, quando la prendiamo lanciamo in aria le casacche e ci mettiamo a posto, gli altri 2 che entrano devono prendere le casacche e così via. Ragazzi, oggi è venuto a trovarci un ospite speciale che è arrivato in ritardo, Gnabry. Buongiorno. 3 volte che ci conosciamo letteralmente, esatto. Nel video è venuto Gnabry, segue il gruppo là, partiamo con un torello, Vai. Come ti senti? Abbastanza carico, le gambe ci sono. Da rivali allo stadium, oggi Esatto. Insieme ad allenarci, però dai vediamo. Carico, che è più ragazzi, forte. Stati Uniti, insomma qua, training session, voli, Guarda qua, fai vedere, rappresenta bene. No! Ok, questo no. Questo no. Io sapete, sono congolese, quello non potrei mai farlo. In sostanza questo è un torello proprio in versione calcio ed è ancora... perché corrono adesso tipo? Adesso vi mostro il mio dream team, siamo solo in 3, però è comunque un dream team. Sofia e Chiara, le mie ragazze. Ho capito, ma da solo! Buona! Prendete i palloni, venite tutti da questa parte, crei la palla! Bene raga, cioè, abbiamo lui purtroppo, questo ragazzo qua. Ok. Lavoro che dobbiamo fare, partite entrambi con la palla, fate uno slalom, lo scarico è al compagno dietro al primo, la scarico, ok? Io e te, dopo che l'abbiamo scaricata, andiamo qua, caletta, sprint verso il paletto, cambio di direzione, balzo, sprint. Pronti? Via! Che brave che sono le mie ragazze. Mi ho insegnato io a giocare, sono molto fiera di loro. Bello, brave. Non ti commuovere. No, è commovente perché vederle così... Viva le bionde. Ok. Sei già stanco? No, io sono tranquillissimo, guarda, i ragazzi un po' stanchi, vedo te stanca in realtà. No, io sono molto tranquilla. Guarda come questo ti doveva, guarda. Vai. Palla. Ah, vedi, lo sapevo. Attimo. Guarda come non si fa. Allora raga, vedrete che tra gli ospiti di oggi c'è una divisa importante. Se non avete visto la diretta male, perché vuol dire che non ho capito cos'è. Fabio, vuoi dirci un attimo al volo chi sei? Insomma, che cos'è questa cosa qua e come ci siamo conosciuti proprio al volo? Assolutamente sì, noi siamo la nazionale GG, ci siamo conosciuti prima della partita della Juventus Stadium, dove abbiamo avuto l'onore di avere Jack, e ti ringraziamo ancora per essere stato dai nostri. Il mio fiato è finito già dopo 5 minuti. Tu sei il presidente però di questa nazionale, sì. In cui ci hanno invitato, tu poi mi hai invitato a questo tridente che abbiamo fatto all'Allianz Stadium, difensore, attaccante, presidente, poi giocato a centrocampo. Che emozione hai provato? Ah ragazzi, stupenda, poi per uno che magari calca sempre i campi, calcare il migliore forse è stata
mazzata, una cosa assurda. Lui bene in difesa e Zaki con 4 gol, veramente pazzesco. Infatti gli ho detto di venire per forza. Nella del resto era così forte che addirittura la nazionale Creators, di cui c'è il portiere, poi lo intervisteremo, gli ha messo la marcatura uomo. Off Samuel, uomo. Ha messo la marcatura uomo. Quindi... Samuel, mannaggia te che mi marcavi. Insomma, ragazzi, noi ringraziamo mille per essere qua. Volevo presentarvi la nazionale GG. Andiamo ad allenarci. Fabio, un po' più di fiato, dai. Assolutamente. Due squadre, lavoriamo a coppie, 2 contro 2. Allora, tra l'altro se volete dire una cosa, perché c'è il team girls, se volete entrare, c'è il team girls, che abbiamo 2 ragazze calciatrici, e abbiamo un team girls anche noi. Dov'è il Miga? Ah no, scusa, non abbiamo noi. No, grazie. Mettiamoci in fondo. Allora ragazzi, finalmente voglio presentarvi un po' gli ospiti. Ovviamente conoscete Saad, ragazzi, Pedro Scap, Corba, lo sapete. E c'è anche Matteo, un altro ragazzo degli Stati Uniti, che adesso ha firmato in Kentucky. Kentucky, ragazzi. Numero 10 del Kentucky. Numero 10. Ti piace? Perché prima a Los Angeles, un cambio comunque diverso. Cambio diverso, bello però, dai. Ci sta. Andrò. Ragazzi, prima, ragazzi, siamo grossi in America, eh. Spero come te ora. Spero di diventare come te, sei il mio idolo, Matteo. Cambio! Ragazzi, giornata nuova, ultimo episodio vero. Oggi, come dicevo, abbiamo fatto un po' di volti nuovi, volevo portare gente fresca. Abbiamo il portiere di Nazionale Creators, adesso ti do subito la parola. Abbiamo un portiere spagnolo, portiere moderno. Saluta la tua gente. Muy buenas. Matteo, che sei subito, te capisci subito. Siamo così, sì, certo. Dai, devo parlare un po' spagnolo. Devi essere in Kings League, sei qua, facci un favore. No, certo. Comunque, ragazzi, portiere, siamo... Adesso, editor, metti la clip. Ha fatto il miracolo della domenica contro di me, Leoni, all'Allianz Stadium. Oggi non sa nemmeno lui come ha fatto, per oggi, per vendicarmi, per vedere, insomma, chi mi ha invitato per provare a segnarmi. Esatto, bravo. Ci sta. Questo bel progetto nuovo, come ti trovi questa nazionale di Creators? Comunque è nuovo, tanti magari non lo conoscono. È uno spettacolo, è qualcosa di... un sogno, perché poi alla fine sembra, di essere, colori proprio della tua, sembra nazione. Di essere in una realtà che dici da bambino immaginavi di giocare con la tua nazionale. Poi vabbè, non è quella calcistica, assolutamente non siamo solo però a quel comunque viene un po' riconosciuto anche questo fattore digital, no? Sì, esatto, che si fa veramente fuori di test. Allora adesso partiamo, ragazzi, con un 3 contro 3, portiere spagnolo, portiere della nazionale Creators, Agnese che si riposa, non so neanche lei perché. 3 contro 3, vado a farvi qualche golazzo, vediamo che cosa succede. Una goliada, come sei tu, una goliada. Lo sa, dai, sei, dai, vediamo. Allora, Agnese, non so se stai notando. Tridente iniziale, un po' eccellenza, però non si sta riprendendo calzolaio. Ma guarda Tridente, Stati Uniti, in effetti. Oh, vieni qua, Matti, vieni qua. Oh. Posso anche presentarmi. Oh, college, raga. Ciao. Agnese, qua devi fare un commento sulla Tridente, non conoscere il Tridente. Giusto. Oh, ragazzi, adesso andiamo a vedere un po'. Se sbagliamo, c'è un rigore di merda, ragazzi, sappiatelo, nel caso tagliamo questa. No, togliamo. Andiamo, dai, raga. È giusto conoscere quello di cui si parla. Comunque, America, 0 gol. Vabbè. Ma perché parli ancora? Ma se adesso hai giocato te, hai giocato. Ma hai sbagliato con tanti alla porta, hai sbagliato. Ma che, non lo so. Adesso è Team Girls contro Team Ron. Ma passa la palla, Agnese. Ma si umile. Ancora Sofia Balzani. Oddio! Ah, rigore! Dai! Guarda. Come si chiama l'allenamento oggi, no? Vedere qualche... Divertente, piacevole. Oggi è bello, mi piace tantissimo. Raga, ovviamente l'ospite di oggi, oltre a tutti gli ospiti che abbiamo avuto, persone degli Stati Uniti, Nazionale Creators, Nazionale GG, è Saad, ragazzi, che stamattina ha fatto svegliare alle 4 per andare a prendere l'aeroporto. A parte gli scherzi, zii, molto tranquillo, come stai? Come stai la stagione? Benissimo. Sei rimasto in Oregon tu? È bellissimo ritrovare Giacomo e tutti quanti qua in campo. Come Giacomo ha detto, quest'anno sono rimasto in Oregon. È stata un po' dura, senza di lui, senza Alvaro, senza Mark. Però comunque abbiamo passato una bella stagione. Cosa vuoi dire ai fan il The Journey? In realtà non abbiamo mai poi capito l'importanza. Cosa vuol dire a quelle persone che ti hanno seguito dal The Journey, zii? Cioè che dopo tutti questi episodi ti vedono oggi, ti ritrovano oggi. Cosa vuoi dire? Niente, voglio ringraziare per il supporto. Ho ricevuto tantissimi messaggi, continuo a riceverne ogni giorno. Il supporto è qualcosa di immenso per me.
mi dà sempre la voglia di continuare a giocare a calcio e grazie a te. Tra l'altro stai indossando le scarpe di Creator's Cup e io indosso le Puma nuove perché le mie Puma degli scorsi video, quelle là appunto dorate, ce le hanno rubate a Meron allo stadium con un episodio molto molto triste, perciò nuova scarpa di Creator's Cup che l'ha portato anche in Oregon. Yes, Agnese è sempre qui che fa finta di fare qualcosa. Gnabry non sa dove si trova perché è nuovo. Cos'è sta cagata che sto facendo oggi? Training session Gnabry, grazie. Ci vediamo, ora sfida ragazzi, un tocco e tiro, sfida gli scappati di casa perché la mia squadra, guarda che ho. Ma perché parli? Ma se te la tengo così non segni lo stesso, figa. Vai in America, solo lì puoi giocare qua. No, dov'è? Matte, vieni qua, Matte. Oggi ho il protettore. In Okazaka si parte da qua, ok? Si va in accelerazione. Quelli con la casacca passeranno la palla da lì, dal primo palo. Stop all'interno della lunetta e calcio all'interno della lunetta. Se superiamo la riga, non vale. È la scarpa questa. Pensavo di aver fatto cagare io. Ragazzi, io ovviamente, mentre la gente fa gol così, voglio ringraziare Agnese per essere tornata. A parte scherzi, è tornata, ha fatto questo favore, visto super richiesta. L'ultimo episodio americano c'eri, devi tornare con Sal. Dovevo tornare, vabbè, per l'ultimo episodio, concludere in bellezza. Esploso, avete visto ragazzi, Agnese, prima volta è venuta con Mark, che è l'altro ragazzo che giocava con me negli States, con Sad. Un bel video anche quello lì. Oggi molta più gente, molta più dinamica così. Come ti sembra oggi, qualche differenza? Siamo molto di più, ma ci divertiamo anche molto di più. Molto carichi, li vedo tra l'altro, no? Carichissimi, poi ci sono le ragazze che finalmente qualcuno dimostrano, brava. Intanto oggi c'è Cristian, vieni. Andiamo. Perché ovviamente tutto questo è possibile, lo diciamo a Mario che oggi non c'è, quindi Salutiamo Mario che non c'è oggi. Perché tutto questo è grazie anche di Vida Football Training, che appunto fa questo lavoro per fare i ragazzi. Abbiamo diverse, bello, no? Questa volta di avere tanti degli Stati Uniti, Belgio, Marocco, multiculturale, bello. Bravo. Integrazione. Tu l'altro qui sei venuto sin dall'inizio, dai primi episodi così. Prima ho fatto, alcuni ho anche partecipato perché mancava il numero. Bravo. Però perciò ragazzi, ora andiamo a vedere se ci riescono a battere i gol. Agnese, tu cosa dici, sì o no? Sì, vincono. Sicuro. Insomma, una volta che ce l'ha con me. Ultimo blocco, ultima fase. Facciamo una bella partitella. Ci diamo dentro fino alla fine, 100%. Mi raccomando che ci divertiamo. Le squadre sono già fatte. Arancio, senza casacca. Ok? Dai, divertiamoci. Raga, volevo ringraziarvi a parte gli scherzi per essere venuti, per aver fatto parte di questa sessione, che era l'ultima vera sessione, l'ultima sarà appunto con gli iscritti un po' diversa. Spero siate divertiti, sarà il mio ultimo ricordo qua in Italia, infatti voglio girarmi anche insomma a chi ci ha seguito e chi ha visto questi ragazzi, ha visto tutti i ragazzi, chi è venuto più volte, chi meno volte, come il Miga, insomma tutte le persone che ci hanno aiutato, Individual Football Training, che ha reso questa serie possibile. Spero davvero che ogni persona che sia venuta, che è qui oggi, che è venuta, si sia divertita qui per Training Session, perché è veramente un percorso che mi ha dato tanto, che mi ha fatto crescere, che insomma ha fatto crescere il mio canale molto, quindi spero vi sia piaciuto, spero che sia un ricordo che magari tra qualche mese, quando sarò negli States, riguarderemo. Io voglio fare un applauso a tutti quanti per essere venuti, ragazzi. Ciao Jack! Grazie mille ragazzi, ci vediamo nella prossima, grazie ancora ragazzi.